È festa nel quartiere dei pescatori Borgo Marino Sud. Questa mattina è stato annunciato un doppio intervento. Il primo, di tipo ambientale, riguarda il risanamento di Fosso Bardet per una lunghezza totale di 310 metri con la sostituzione di 270 piastre relativa pulizia dei sedimenti. Il secondo riguarda la realizzazione del trabocco che ospiterà il centro sociale con mattonelle che simuleranno il mare blu e panchine che sembreranno scogli. Nel progetto viene inclusa la riqualificazione dei l'intera piazza adiacente con asfalti e marciapiedi. Il termine dei lavori previsto l'inizio del prossimo anno. Interverremo su Fosso Bardet e quindi libereremo dalla schiavitù degli allagamenti questa zona e in più rifaremo i marciapiedi e anche completeremo Piazza Rizzo, un intervento importante di 2 milioni e 200 mila euro che comprende anche i lavori sia a Villaggio Alcione che a Zanni. Ci saranno anche percorsi pedonali illuminati verso le case del borgo, anch'esse oggetto di riqualificazione da parte di Ater. Nel progetto sono previsti interventi anche in via Rossetti e via Candeloro con la sistemazione dei parcheggi e la segnaletica orizzontale e verticale. L'obiettivo è quello di rendere più sicuro l'attraversamento pedonale nei pressi delle scuole. Interveniamo nei quartieri periferici, nei quartieri storici di Pescara. Lo avevamo detto, avremmo avuto grandi attenzioni per i quartieri periferici e questo sta succedendo con tanti lavori che stiamo portando avanti. In questi giorni stanno partendo i lavori nella zona sud di Pescara, ma poi proseguiremo anche con la riviera da via Vespucci al fiume e con via Andrea Doria. Quindi la città sta cambiando silenziosamente con tanti interventi, con tante risorse che abbiamo intercettato con il PNRR. Questa è la dimostrazione di un lavoro costante fatto in questi anni che oggi si vede concretamente, come nei mesi scorsi siamo partiti con altre opere.